Bentornate, mie ombre, in questo nuovo episodio su Dragon Quest Builders 2. Allora, dovevamo posizionare i due braccieri di segnalazione che ho già creato e li andiamo subito a mettere al proprio posto. Ottimo. Così la difesa dovrebbe essere finita. Oddio santo, mi incendio da solo. Vai. I nostri soldati possono radunarsi presso di loro e attendere il momento più opportuno per attaccare. Bene. A proposito di soldati, costruttore, forse sarà solo frutto della mia immaginazione, ma ho come l'impressione che ne manchino un paio. Può essere che abbiano semplicemente disertato, ma con tutto questo parlare di spie tra i nostri ranghi, temo li abbia colti un destino molto più oscuro. Forse sto saltando conclusioni affrettate, ma ti consiglierei comunque di restare vigile. Spie. Chi arriva? Oh oh, battaglia in arrivo, ragazzi. Eh sì. Allora, il cibo. Non ne ho tantissimo, però c'ho quei tramezzini lì, una specie di torta, anzi, vabbè. Mi piace chiamarli tramezzini perché sembrano dei tramezzini. Che è abbastanza buona. Eccola. Ah, possiamo creare torta di spugna con le stoviglie. Ok. Va bene. Ok. Si può creare. Invece che cucinarla, possiamo direttamente crearla. Vabbè, comunque abbiamo già tre patatine al cartoccio e quella specie di torta di spugna. Quindi dai, direi che per una battaglia può bastare. Andiamo immediatamente nella battaglia. Vai. Ok. Non so se le devo attivare io le trappole o no. O se fanno loro. Indipendentemente da questo, perché ci siamo radunati qua su se poi dobbiamo tornare in giù? Bella domanda. E mi butto. Malrot, come vedete, è un Super Saiyan ormai. Oh, brava. Stai lì sugli spuntoni. Dai. Bene. Fuori uno. Queste trappole fanno? Fanno un bel lavoro, vediamo. Venite. Non so se sto facendo bene. Sì, qualcosa li tolgono, ma non è che li tolgano più di tanto, mi sembra. Quelle sono le colonne coi fulmini lì, cos'è che è, insomma. Quell'elettricità, o insomma, l'elettricità per modo di dire. Oddio, sono confuso. I comandi sono invertiti. 50 nemici. Allora il multicolpo di grazia me lo tengo. Però almeno la prossima, dai. Sì, ma queste trappole mi colpiscono anche a me. Dai. Malrot, invece di esaltarti, per favore. Ormai sei Super Saiyan di quarto livello. Aiutami! Cos'è che sta facendo? Guardate! Non fa niente. Non sta aiutando. Completamente uscito di senno. Mortacci tu. Non dà un cacchio di vita questo. Va bene, vai, prossimo. Bel multicolpo stavolta, non te lo toglie nessuno, amico. Queste trappole dicevo che sinceramente togliessero un po' di vita. Devo stare attento perché non ho tanto cibo che recupera vita. Ok. Bene. Non siete una vergogna solo per voi stessi, ma anche per il sottoscritto. E va bene, ora basta perdere tempo. Di fatto se fa per tre. Chi arriva?
Ah, il primo boss che dobbiamo, il primo soldato, come si chiama? Il primo nauta, no, astronauta. Avete capito? Pelliccio nauta, boh, non mi ricordo il nome. Comunque è quello lì, il primo che dobbiamo uccidere. Perfetto. Ai ai ai, quanti sono? Beccatevi un po' di trappole, dai. Va il multicolpo Malaroth. Oh, bravissimo. Beh, a questi qui piccolini le trappole sono abbastanza. Fanno abbastanza effetto. Beccatevi questo. Boom. Ciao. Dai, portiamoli qua. Anche la suora combatte. Ah, però. Mamma mia. Io me ne sto fermo qui, fate voi, dai. Io sono un costruttore. Oh. Va bene. Dovrebbe essere l'ultima ondata questa, sì. Sì, anche perché c'è lui. Oddio, quella non mi piace. Oh, signor. Ah, beh, quelli sparano con le baliste, dentro non c'è nessuno, quindi non so a cosa serva comunque. Quella parte del muro lì ce l'ha distrutta? Cioè, ci ha distrutto il cancello. Maledetto. Mamma mia, sei duro. Multicolpo. Mamma mia, va giù pochissima la vita. Anche con quello. Attenzione. Mi tocca mangiare. Abbiamo un curatore. Ci siamo quasi. Ops, ho mangiato ancora. Vabbè. Mamma mia, se sei duro, amico. No, no. Prima che sganciasse il colpo. Ottimo. E vai, il primo, quello che è, l'abbiamo sconfitto. Adesso ci rimembrerà il nome. Un nuovo livello, nuove ricette? Sì. Ecco il Pelliccio Nautica. Uno dei Pelliccio Nautica. Ah no, il primo, il Pelliccio Nautica, l'altro non si chiama Pelliccio Nautica, ma sempre con Nautica finiscono. Ok. Una lava, va bene. Pel Mallor. Ok, ottimo. Vittoria. No, la Pelliccio Nautica non può essere sconfitta. Non da degli umani schifosi e spelacchiati come voi. Avrete anche vinto questa battaglia, ma non vincerete la guerra. Gli eroi di Argon saranno trionfanti. Sì. Intanto, muori. Ciao. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora immagino che riparino il castello. Ma sono comunque utili. Ah, della serie. Ecco, quello che dicevo io, non è che siano state tanto alla fine. Vabbè. Necessitiamo di ogni mezzo possibile per fiaccare. Vabbè. Sì, un pochettino. Li indeboliamo un po'. Base fatta, ok, questo sconfitto. Io penso che quando abbiamo finito questi tre boss qui, il nostro compito sull'isola sia finito. Non lo so, eh. Che ne dici, giovane? Qualcosa che non va, sento puzza di mostri. Che Argon ci protegga, guardate laggiù. Chi è? Oh oh. Non riuscite mai a colpirci da laggiù, patetici umani. La nazione, cosa facciamo? Eh sì. Ai ai. Mazza, muore un sacco di gente in questo gioco. Eh?
Dunque. Ah, subito, così a bomba. Va bene. Per carità, va bene, ma non siamo preparati con quelli volanti, come facciamo? Mo'. Tanto sconfiggiamo questi qui a terra, però. Il problema è che sono quelli dentro. Ah beh, ma infatti ragazzi, vedete che non mi dà l'ondata, non è una vera battaglia questa. Non so cosa dobbiamo fare. Come si colpiscono questi qua in alto? Non è la più pallida idea. C'è il multicolpo di grazia. Ah, adesso si sono abbassati. Tanto beccatevi questi. Brutti luridi sudici. Poi perché sono scesi non lo so. Meglio per noi. Intanto là, ragazzi, ho piantato anche i semi di grano che avevo trovato nell'altro episodio. Almeno abbiamo un po' di cibo in più da preparare. Ok. Anche questo è andato. Era semplicemente un attacchino, diciamo. Più, ci è voluto un po', ma finalmente li abbiamo sconfitti. Quei barbagianni volanti sono una gran seccatura. Ok. Ci serve, sì, una strategia, quindi una nuova difesa sicuramente da costruire. Secondo me sì. Sarà da costruire qualche trappola nuova. Oppure magari degli archi, non sarebbero male. Povere anime, lo so, sorella, ma che ci devo fare? Sono morti, non torneranno mai più. Non voglio morire, dobbiamo vincere, costi quel che costi. Ciao, se non eri troppo disturbo, saresti così gentile da donare a questi uomini una degna sepoltura, proprio come hai fatto con i caduti a Munahan? Dovevamo apprendere quanto possiamo da codesta tragedia, così da poter essere pronti quando la svolazzonautica ci attaccherà di nuovo e finalmente ci vendicheremo. Va bene. Altra bara. Beh, in realtà non è una cosa obbligatoria farlo. Almeno credo. Ok. Ma quando ti abbiamo incontrato abbiamo capito che i figli di Argon sono un ammasso di imbecilli. Vogliamo aiutarti in qualche modo. In qualunque modo. Parliamo con Andrea, se non sbaglio. Sì. Ferma. Ah, li devo addestrare. Io. Sono un costruttore. Te lo dici un po', Shadow. Nel frattempo, perché non parli con gli altri abitanti? Forse anche altri hanno bisogno del tuo aiuto. Va bene. Faremo da trainer. Guerrino ha perso l'intera sua famiglia per colpa dei mostri. I suoi genitori, i suoi fratelli, le sue sorelle. Tutti trucidati senza pietà alcuna. Per questo vuole porre termine a questa guerra. Più di tutti noi. Detesta la morte con tutto se stesso. Shadow, se vogliamo sopravvivere abbiamo bisogno di incrementare le nostre fila. Potresti suonare la campana della costruzione un'ultima volta? Sì, posso farlo, ma ho bisogno dei cuoricini. Ne mancano ancora un pochino. Ragazzi, non so se dargli degna sepoltura qui lì, cioè. Ma sì, dai, seppelliamoli perché sennò. Solo che servivano determinate cose. Allora, vediamo se me le ricordo. C'era una bara, una tipo lapide. E basta. Tra l'altro c'è anche quello di là, che è ancora lì, guardate, si vede. Vabbè, allora. Beh, facciamole. Facciamo queste tre bare così siamo pronti. Poi. Questa. Credo che basti, se non ricordo male. C'è solo da fare la buca e da ricoprire. Speriamo sia così. Prima iniziamo da questa qua.
In realtà ormai il corpo dovrebbe essere in decomposizione, ma vabbè. Ok. Dove lo seppelliamo, più che altro? Vabbè, forse si è mantenuto con il freddo. Facciamoli tutti e tre vicini, dai, tipo una sorta di cimitero. Io direi fuori dalle mura. Perché avere il cimitero dentro un po' brutto. Ok. Allora, tre bare. Mettiamole qui. Ok. Vai. Ok. Forse dovevo metterli in uno più in giù, perché adesso se ci metto i cosi sopra si innalza di uno. Vabbè. Facciamoci sto coso anche qui. Boh, andranno bene. In questo modo. Lapide. Uno, due, tre. Mamma mia. Vabbè, comunque, come potete vedere, non serve assolutamente a niente. Cioè, non mi sblocca niente. Vabbè, lasciamoli così. Pazienza. Parliamo con questi qua, c'è ancora l'attacco in atto. Prima lui. Allora, se vogliamo che i nostri soldati dispongano di ogni vantaggio nelle future battaglie, dobbiamo costruire loro una fortissima armeria. Allora, sarà sufficiente porre un baule, un paio di barricate, quattro armi o armature ornamentali in una stanza. Delle spade. Va bene. Sì, forse la farei qui. Ci sono queste colonne che... Cioè, se ci costruisco sopra, ma va bene. Parliamo con tutti ormai. Ok. Credo sia giunta l'ora di portare il livello della nostra cucina a ben altre alture. Hai già costruito una cascina a castello, vero? Bene, potresti aggiungere un tavolo grande al quale poter mangiare. Pentola, stoviglie. Oh, signore. Va bene, tanta roba da costruire qui. E infine parliamo con lui. Addestramento. Di solito impongo alle reclute altri 1000 giri nelle mura del castello, ma non vorrei che stramazzassero al suolo prima di mostrare il loro valore in battaglia. Un momento, mi sento più forte. Evviva, lo potremmo batterci proprio come Andrea Malrot. Va bene, sì, lo sappiamo, dai. Malrot nasconde qualcosa, è il signore della distruzione. Sai com'è? Sarà interessante vedere come evolve il tutto. Allora, qui c'è tantissima roba da costruire, immagino. Ecco il tavolo. Le stoviglie. Bobole. Faccio tutto adesso perché, come solito, ricordarsi tutte le cose che mi hanno chiesto è un po' difficile, però intanto abbiamo preparato il necessario. Stufato del soldato, quello ci manca. Anche queste però mi diceva di mettere, perché non me le segna qui? Vabbè, io le faccio. Mi ricordavo che aveva detto spade decorative. Queste. Basta. Allora, lo stufato si preparava qua e non mi ricordo già più come. C'era sicuramente da mettere questo. Poi c'era la carne, se non sbaglio. E l'acqua. L'acqua che gli dovevo versare con l'anfora che non ho. Era così? Sì. Mi sembra proprio di sì. Eccolo. Ok. Aspettiamo un attimo. Adesso devo capire. Allora, la cucina la allestiamo sempre qui dentro. Al massimo si può allargare un pochettino.
tirandola un po' più in qua. L'armeria invece è da fare. E devo ancora capire come farla e dove soprattutto. Va bene, io la farei qua. Iniziamo a tirare su due o tre muri e poi vediamo. Questi speriamo che ci bastino. E via, facciamo questa armeria. Io la inizierei da qui. Intanto siamo sotto attacco, ma io so da fare. Allora, questi. Vai, l'armeria. Provo a mettere quello che mi ricordo, ma non mi ricordo molto per la verità. Questa. Poi. Paule, forse? Ops. Mi sembra così. Stanza piccola. Baule. Ah, c'era da mettere questo, se non sbaglio. Ehi. Che balle, ragazzi, questo qui è già la seconda volta. Dai, ma togliti di qui, togliti per piacere. Allora, posizioniamo. Io non mi ricordo, ma mi sembra che erano questi da mettere. Si appoggiano in terra. No, si attaccano. Manca ancora qualcosa, probabilmente ho sbagliato a metterle. Baule, un paio di barricate e quattro armi o armature ornamentali. Ah, quattro! Quindi torniamo qui e piazziamo le nostre decorazioni. Una qui e una... Qui c'è la porta. Queste ne servivano solo quattro, quindi una la tolgo. E pace all'anima. Vai. Oh! Ok, anche l'armeria piccola è fatta, non si vede un'H, sarebbe meglio metterci una fonte luminosa che non ho, quindi adesso lascio perdere. Bene, vecchietto, vieni giù. Armeria. Ok, completata. Nuova ricetta. Palla boom. Esplosivo piccolo ma potente, facile da lanciare a grandi distanze. Faremo un'idea del poco geniale. Suppongo necessiterà di qualche pezzo di esplosasso. Attenzione, ragazzi, sta arrivando il momento della spada. Puoi adoperare quelle palle boom nel modo che ti stavo descrivendo. Trova un punto sulla mura del castello con una buona visuale e fa piovere distruzione su quei mannari. Ok. Intanto prendiamo i cuori che ci servono. Dobbiamo suonare la campana. Creiamo queste palle boom. Ma dove le dovrei mettere? Perché non è che me le segna. Eccole. Allora, sì, il solito esplosasso. Allora, ragazzi, per creare quelle specie di bombe e anche la spada di fuoco, ci mancano qui questi famigerati esplosassi. Il tizio mi diceva che sono nei pressi della nave. Almeno così mi pare di aver visto, di aver letto. Il problema è che non capisco quali possono essere. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente sono quei sassi che ho fatto esplodere, che mi hanno anche ucciso una volta. Ovvero questi tizi qua, che adesso non ci sono più, ovviamente. Però, vedete, nessuno mi ha dato un esplosasso. Qua c'è una grotta. Leggere, se non trovo... Va bene. Ah, e qui il fuoco. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Qualcosa c'è. Ma non sono gli esplosassi questi. Proviamo a sconfiggerli giusto per capire se magari qua in fondo c'è qualcosa o se ci danno qualcosina di interessante. Vediamo. Muori uno, ma sto morendo anch'io. Dai, attacca lui, perché mi... Cosa ti ho fatto io? Vai, Marlott, divertiti. Vediamo se è stato inutile o è servito a qualcosa. Uno slime.
cosa avrebbe fatto, cosa sarebbe servito. Niente. Quindi entrare qua dentro è inutile. Non c'è assolutamente niente qua. Vabbè, tanto marmo, ma... Ok. Nessuna esplosa, so, signor. Ah, non è ancora finita. Mamma mia, questo è una specie di dungeon. Si massacrano qui. Bravo, Malrot. Vai, avanziamo. Beh, è possibile che non ci sia niente alla fine di questo percorso. No, ancora. Cos'è? Sono sicuro che, ragazzi, non serva per andare avanti qui, però... Ormai lo voglio finire. Altri nemici. È infinito sto coso. Io ci lascio le penne qui, lo so già. Ah, non ho più niente. Ottimo. Cosa posso fare adesso? Posso solo non farmi colpire e aspettare che Malrot lì sconfigga. Posso darti una mano, dai, ce la faccio. Uno ha già fatto secco. Ah, no, è caduto. Guardalo. Teoricamente non ci sarebbe neanche bisogno di farli secchi. Qua c'è il fosso. E dovrei andare di qua. Se risalto. Sì, vabbè, dai, ragazzi, ma cos'è questo? Cos'è questo posto? Si arriverà a un dunque prima o poi o no? Ah, siamo arrivati qui. Che bello. Oddio, cosa c'è qua? Cos'è? Cos'è, ragazzi? Cos'è? Sembra la Valle Incantata. Avete presente il cartone? Ecco. Fatemi vedere dove sono. No, vabbè. Questo, ragazzi, è... Non lo so. Ma lo esploreremo nel prossimo episodio. Guardate che roba. Il problema sarà tornare indietro poi. Ci sarà un naviglobo, penso, spero. Chissà cosa nasconde questa zona misteriosa. Là vedo già una cosa. Vabbè, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili a quel messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Mamma mia, cos'è questa cosa qua?